Oh mio Dio, attenzione, 2 cuccioli, vieni amore, vieni, mamma mia, oddio, devo spegnere per prenderli, ho preso i piccolini e qui c'è la mamma, non si fa prendere, ho bisogno di aiuto. Ecco, con l'aiuto di una persona che adesso è andata via, sono riuscita a prenderli, ora sto aspettando Roberta, devo prendere il piccolino, vieni amore, vieni. Vado, meno male, amori. Ecco qua, ecco il piccolino, no, non andare per strada, io sono 2 mesi. Vieni amore, vieni. L'importante è che arrivi presto Roberta. Sembrerebbero solo 2. Amore. Ecco qua, venite più qua. Vieni piccolo, vieni qua, ecco, ora ce li ho tutti e due, qua in braccio, li ho presi, ecco la dolce mammina, ora che viene Roberta, controlliamo il chip, controlliamo tutto. Allora, controlliamo se la mammina ha il microchip. Non lo so, io ho guardato e non so. Tu che sei rimasta qui non hai visto altri cuccioli uscire. Ma si sono fermate, no, non ne ha chip. Si sono fermate, stai anche da qua. Allora, niente. Mi sono spostato perché la passano le macchine, ho detto. Non è che. Ecco qui, abbiamo trovato ospitalità in questo stanzino sporco, ma almeno è una casa disabitata dove loro potranno rimanere. Perché noi non abbiamo proprio posto, poi verremo pure a pulire, mo nell'emergenza. Amori. Abbiamo preso le crocchette per cuccioli che ci donate voi. Adesso arriva l'acqua. O la mettiamo in quell'angolo là, forse anche qua. E va bene, poi verremo a pulire. E mo una ciotola per il cibo. Così. Sì, perché i cucciolini già che allattano. Amori. Lei tranquilla. Quanto latte? No, tutti e due. Sono tutti e due? Sì. Vediamo, mi metto da qui, non si vede. Sta la mamma sopra. Vediamo. Sì, qui si vede. Qui si vede. Amori, dovete stare bene qua, non siete più in pericolo. Ah, dopo provvediamo. Non accetta lei niente, i cuccioli si vede che sono meticci, non sono veri beagle, suppongo. Ad uno hanno tagliato la coda al maschietto. Perché hanno la mentalità che il cane da caccia deve avere la coda tagliata. Sì, si vede che proprio è tagliata con il sistema dell'elastico. Mamma mia. Amore, tu sei una mammina dolcissima, avrai la migliore delle famiglie, tu, sì. Allora, oggi a distanza di 2 giorni abbiamo portato i cucciolini di mamma Beagle qui dalla veterinaria, vediamo come stanno, c'hanno dei pancini gonfissimi. Noi alla mamma abbiamo dato il NexGard, quindi magari ne hanno preso pure un po' col latte però. Può essere pure che il signore gli abbia dato la scatoletta. Amorellino, che vuoi fare? Vedi che bel disegno che c'ha qua dietro questo. Pure tu, lei è femminuccia e lui è maschietto. Dai. Sono stati quelli che ci avevano la mamma, perché la mamma è una vera beagle e ovviamente hanno mutilato i cuccioli. Ma non c'hanno, sono quasi 50 giorni, se non di meno. Mm. Sono da età da fare almeno il DP. Ma io facciamo il parlo. Io li trovo molto caldi, lui in particolare, il marrone, questo qui. E non è caldo.
Lì non è bollente. 38,7. Quindi la mamma è di proprietà? Sicuramente. Senza chip. Ok, non te ne la mamma stava anche in carne, cioè. Perché lui non la coda? E secondo me perché lui l'hanno considerato meticcio. E questo invece l'hanno visto che era pezzato e hanno detto questo invece diventa un beagle, invece sono due perfetti meticci che non hanno preso per niente dalla mamma. No, si vede proprio. No, no. Non gliel'hanno tagliata. Mettono l'elastico. E la fanno andare in cancrena e poi cade, capito? Vediamo uno a uno. Un chilo e sette il maschietto. E 1,8 kg la femminuccia, che è un pancione enorme. Ma quando dovremmo fare? Ti lo togliamo? Un mese ci deve stare. Facciamo la punturina dei maschietti. Sì. Mi ha chiamato la signora. Aspetta che faccio, ecco. Facciamo questo pezzo. Ecco qua. Ok, bene. Tutti e due vaccinati. E la sverminazione? Io la danno mica ora che sta con la nausea. Non ora? Però voglio dire, può darla presto. 3-4 giorni. 3-4 giorni. E poi tra 15 la richiamo, giusto? E come faccio? Perché portare i bambini? Questo è l'advocate? Yes. Quindi qualche pulcetta ce l'hanno. Un po' hanno preso dalla mamma il NexGard. Bene. Andiamo nel... Vieni anche tu, ti prendo io a te. Che pancia questo cucciolo. Quante crocchette hai mangiato? Ecco qua. Oh. Andiamo dalla mamma. Che belli amori. Quasi 50 giorni? Possiamo dire? Ok. Quasi 50 giorni. Guardate dalla mammina. Questo? Ciao.